In compagnia della dottoressa Michela Squeo, chirurgo vascolare, medico estetico e medico funzionale. Bentrovata, dottoressa. Buongiorno. Parliamo di carbossiterapia con gli alti flussi. Per carbossiterapia intendiamo un trattamento trasversale che cura cellulite, adiposità, fibrosi, cicatrici, ma anche il sistema vascolare. Nello specifico, dottoressa, quali indicazioni più specifiche può darci, come agisce e che risultati aspettarsi? Sì, la carbossiterapia è una delle più antiche terapie. È partita come trattamento di malattie vascolari. Pensi che nasce nel 1920 in Francia solo per la parte vascolare e poi invece si è visto utilizzando questo gas gentile cosiddetto, che è proprio l'anidride carbonica, utilizzato in un certo modo poteva in realtà essere molto utile anche per altri tipi di trattamenti e di patologie, a partire ovviamente dalla cellulite, dalle adiposità localizzate, ma anche nelle fibrosi, nelle cicatrici, in tutte alcune forme infiammatorie, perché fondamentalmente ha un'azione importante di drenaggio e antinfiammatoria e quindi a quel punto è stata utilizzata al meglio in tutte le patologie. Di recente però è stata messa a punto una tecnologia che si chiama proprio carbossiterapia ad alti flussi. Perché? Perché si è visto che riscaldando questo gas e utilizzando una pressione diversa si può utilizzare lo stesso trattamento con un minor tempo e con una maggiore efficacia. E questo lo utilizziamo sia nelle forme di cellulite, dove abbiamo subito un drenaggio, soprattutto nelle cellulite delle prime fasi, in cui fa da padrone principalmente l'edema linfatico, cioè la ritenzione idrica, il gonfiore, il senso di peso. Ecco, viene subito, diciamo, sbloccato già dopo poche sedute e successivamente invece è utilizzato più specificamente nella cellulite adiposità, ma anche nelle fibrosi oppure nelle cicatrici. Si va a rianimare un tessuto che fino a quel momento era diventato sclerotico. Perché? Perché va a innescare questa, si chiama neoangiogenesi, cioè c'è una improvvisa rivoluzione dal punto di vista vascolare, perché si assiste a una nuova formazione di piccoli vasi che vanno a irrorare un tessuto che per un certo periodo di tempo non era più nutrito e quindi diventa un trattamento veramente di punta. Ecco, ed è un trattamento medico o un trattamento estetico? Bella domanda, perché in realtà è sia un trattamento medico che un trattamento estetico. Medico perché, come dicevo, proprio perché avendo questa valenza anche antinfiammatoria come dal punto di vista terapeutico, la possiamo utilizzare anche in alcune forme di artrite, di psoriasi, addirittura nelle forme di alopecia, cioè in situazioni anche dermatologiche importanti, ma la utilizziamo dal punto di vista estetico con degli ottimi risultati nella cellulite e nelle adiposità. Quali parti del corpo vengono trattate e con che frequenza? Vengono trattate tutte le parti del corpo, quindi vengono trattate i glutei, quando parliamo di cellulite e parliamo di adiposità, glutei, cosce, ma vengono utilizzate anche trattamenti a carico delle braccia, per esempio nelle lassità cutanee, che ahimè spesso è un po' la tomba del medico estetico, perché ci sono alcune lassità veramente difficili da trattare. Parliamo del sottomento, parliamo, come dicevo, delle braccia, dell'interno coscia o delle ginocchia, con la carbossi, proprio perché si assiste a una rigenerazione cellulare, quindi è un trattamento importante da questo punto di vista, soprattutto un grande aiuto. Dottoressa, a questo proposito ascoltiamo una testimonianza di una sua paziente. Ciao a tutti, mi chiamo Sabrina e ho 35 anni. Da bambina sono caduta da una recinzione, mi sono procurata delle brutte cicatrici sul braccio destro, esattamente queste cicatrici qua. Non le ho curate e quindi si sono formate dei rialzamenti della pelle che erano veramente antiestetici. Dunque mi sono rivolta alla dottoressa Squeo, che mi ha visitato e ha deciso di intervenire con la carbossiterapia ad alti flussi, che è un sistema innovativo, una tecnologia innovativa che lei utilizza per varie sintomatologie, per varie problematiche. Dunque ho fatto una prima seduta insieme a lei, già dopo la prima seduta ho visto degli effetti positivi, dei miglioramenti a livello della pelle in corrispondenza delle cicatrici e quindi da lì abbiamo proseguito il percorso
ho fatto una decina di sedute di carbossiterapia sempre con lei e ho notato veramente dei grandissimi miglioramenti nelle mie cicatrici. Adesso sono molto meno in rilievo rispetto a prima e anche toccando posso sentire effettivamente dei miglioramenti, non sento più quei rilievi che sentivo prima e anche a livello visivo l'impatto è molto cambiato ed è sicuramente migliorato, quindi è una tecnologia che utilizzo, cioè che consiglio per questo tipo di problematiche legate a vecchie cicatrici e sicuramente con il consulto della dottoressa Squeo, che è veramente una professionista di alto livello e mi ha seguito in tutto il percorso dalla fase proprio dalla prima fase di consulenza fino a poi a tutta la fase di terapia. Grazie, dottoressa. Grazie a voi.